come deputato e adesso fa pure il docente di politiche della salute a scienze politiche. Sì, era praticamente quello che diceva cosa dovevano fare loro. Sì. No, che gli dava il mandato. E come facciamo però? Perché devi essere bravissimo. Bravissimo. Proverbio, gli ultimi stanno bene se i primi al giudizio. Prima non ha avuto giudizio, gli ultimi stanno malissimo. Ci sono 10 minuti, siamo in 3, quindi credo che possiamo declinare i titoli, giusto? Allora, io proprio cerco di essere velocissimo. Ovviamente non faccio vedere diapositive, eccetera, perché non c'è tempo. Prima questione. Avrei voluto parlare della questione della speranza di vita e di che tipo di vita, perché noi abbiamo avuto i dati dell'Istat che ti dicono che c'è stato un aumento di 54.000 decessi nell'ultimo anno rispetto all'anno precedente. Abbiamo i dati del 2014 che ci dicono che non c'è ancora una diminuzione in Italia dell'attesa di vita. Abbiamo i dati del 2015 che ci dicono che comincia a esserci una flessione, c'è stata, sia per gli uomini che per le donne, della attesa di vita, pur rimanendo al secondo posto a livello mondiale dopo il Giappone. Abbiamo un altro dato, estremamente interessante, una ricerca dell'OCSE che dice che dal 2005 al 2015 non l'attesa di vita, ma l'attesa di vita in buona salute per le persone che hanno più di 65 anni è fortemente peggiorata. Abbiamo un altro dato, che è quello di una serie di ricerche, tra cui quella di alto consumo, che ci dice che la stima è del 46% delle famiglie italiane che hanno rinunciato ad alcune terapie nell'ultimo anno in Italia, con al primo posto le cure odontoiatriche e la fisioterapia. Velocissima sintesi di questo primo punto. È il risultato della crisi sociale ed economica porta a un taglio della disponibilità economica delle famiglie per garantirsi delle cure. Se si taglia soprattutto odontoiatria e fisioterapia, tra i primi ci sono le persone anziane a dover sopportare questa condizione. E questo arriva poi col tempo, e quindi ci sta lo spostamento in là, a una diminuzione dell'attesa di vita e un aumento della mortalità. Questo è un punto fondamentale su cui non possiamo ragionare visti i tempi, però interessantissimo perché correla diversi dati esattamente allo sviluppo della crisi sociale ed economica. Si potrebbe aggiungere che un peggioramento della qualità di vita delle persone over 65 porta a un carico sociale poi enorme in termini assistenziali che ricade distribuito sulle famiglie. Questo era il primo punto che avrei affrontato. Seconda questione, mi rifaccio semplicemente a un aspetto della relazione di Donzelli: conflitti di interesse. Immaginate di vederli, non c'è tempo. Tre diapositive che illustrano 98 nomi di persone che hanno scritto le nuove linee guida di lotta all'AIDS in Italia. Di fianco ogni nome c'è il tipo di interesse che queste persone hanno. Oltre il 70% di coloro che hanno scritto le linee guida italiane di lotta all'AIDS hanno sotto qualche forma un meccanismo di collaborazione con le stesse aziende farmaceutiche che producono i farmaci. Uno può dire, sì, ma non sono le linee guida della Commissione Nazionale AIDS, conosco bene, ci sono stato per più di 10 anni all'interno, che stabiliscono i costi dei farmaci. È vero, ma stabilendo la linea guida, stabilisci il farmaco di prima linea, di seconda linea e di terza linea, automaticamente stabilisci la collocazione di quel farmaco sul mercato e quindi c'è un conflitto di interesse enorme. Quel poco più del 20% dei membri della commissione che non hanno conflitti di interesse sono o infermieri o assistenti sociali o i rappresentanti delle associazioni che sono all'interno di quella commissione. Credo che questa questione non abbia bisogno di commenti. Terzo aspetto, 35 milioni di persone con infezione HIV nel mondo, perché oggi è giornata sulla tutela, diritto alla salute, è una giornata globale, non si parla solo d'Italia. Di questi 35 milioni, secondo le ultime linee guida approvate a livello internazionale,
oltre 28 milioni di persone dovrebbero essere in terapia antiretrovirale. Attualmente in terapia antiretrovirale ce ne sono meno della metà, non si arriva ai 12 milioni di persone in terapia. Allora, questo è dovuto al ruolo e alle politiche in gran parte delle aziende farmaceutiche e agli altissimi prezzi, agli accordi TRIPS, alle regole del WTO, eccetera. Non è un caso che tutto quello che riguarda la salute all'Unione Europea è stato spostato nel DG Industria, cioè ha a che fare con il interesse, con i profitti, e non l'industria farmaceutica, non è nel DG Salute, è nel DG Industria, è stata cambiata pochi anni fa. Ci dice in modo chiarissimo qual è l'orizzonte verso il quale si va. Quarta e ultima riflessione, non c'è tempo per discuterla, su alcune cose, diapositive che ho visto farei volentieri degli approfondimenti, perché io ormai dal 2001 non uso più i riferimenti al PIL, perché il PIL mi dà la ricchezza globale del paese, vado a vedere qual è la distribuzione nella popolazione, come potere acquisto, eccetera. Volevo fare un esempio invece sulla vicenda tumori, no? Per esempio abbiamo visto come un aumento di tumori al seno nelle donne avviene in alcune regioni dell'Africa e del sud del mondo, in particolare nelle grandi città, dove non è solo un problema di aumento della diagnostica, ma dove si sono modificati gli stili di vita, legandosi molto più agli stili di vita occidentali, quindi una diminuzione dei figli, una diminuzione dell'allattamento a seno, un aumento dell'allattamento artificiale, eccetera, eccetera. Questo ci spiega come il meccanismo consumistico, neoliberista, un certo modello di vita, incide poi direttamente anche nello sviluppo dei tumori. Un altro esempio a che cosa ha portato in termini di oncologia a livello dell'apparato gastrico, per esempio lo sviluppo dei fast food e di un altro tipo di alimentazione in Cina, che non avevano quel tipo di alimentazione. Sono dati interessantissimi a livello internazionale che ci spiegano non solo gli stili di vita, che sembra una parola innocua, ma come un determinato sviluppo del mercato globale che impatta violentemente usi e costumi di popolazioni radicate da decenni di anni hanno poi una ricaduta fortissima sulla salute, e andando proprio a poterla misurare statisticamente come formazione o di nuovi tipi di patologia o aumento di patologie già conosciute. Mi fermo qui, grazie.